Ciao, io mi chiamo Gabri Costa. Visto che l'altra volta vi ho fatto vedere i contenuti extra, i personaggi, i bozzetti e le musiche del videogioco Injustice, adesso vi farò vedere gli sfondi di questo gioco che farete nella modalità storia nell'arcade. Cominciamo dal manicomio Arkham con le celle e vi faccio capire. Qui potete vedere come si distrugge un ambiente. Capite? Si distrugge un ambiente, crolla tutto e si spacca tutto. Quel personaggio della DC Comics che sta facendo come cameo si chiama Hugo Strange. Ora passiamo alla mensa del manicomio Arkham e sapere come si distrugge. Dovete seguirmi con attenzione, ragazzi. Stiamo vedendo anche un povero maiale fatto a pezzi. Poi questi sono i detenuti. Ora piacendo questi sfondi? Ora passiamo alle celle. Non c'è più manicomio Arkham, siamo al manicomio del Joker. E sapere perché? Crolla anche la statua. Ricordatevi che quando selezionate uno sfondo dovete premere triangolo per distruggere, ma se volete ripristinare premete Select. Ora c'è la mensa al manicomio del Joker. Siamo sempre nel manicomio. Vi faccio vedere. Perché si distrugge anche questa? E poi un altro maiale fatto a pezzi. Poveri maiali. Si sta distruggendo tutto, è come se fosse una specie di terremoto. Bene, cambiamo sfondo e andiamo ad Atlantide, alla Sala del Trono, dove vive Aquaman, il supereroe atlantidese. Vi faccio vedere perché si distrugge. Si sta distruggendo, peccato, e allora si allagherà tutto. E poi Aquaman dirà: che c'è stata una perdita d'acqua? Bene, vediamo l'ultimo sfondo e poi ci salutiamo. Adesso si va alla Batcaverna, il laboratorio di criminologia. Voglio vedere come si distrugge sta Batcaverna. Vedere che fine fa la Batmobile e il Batplano. Il Batplano sta precipitando e sta cadendo e si distruggono anche gli armadi dei costumi di Batman che escono fuori le bombe. Il Batplano ha preso fuoco. Vabbè, vi saluto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e altri video vi aspettano. Ciao ragazzi, un ciao da Gabri Osta.